si sta distruggendo il nostro mondo e noi ancora non ci stiamo rendendo conto di quanto grave può portare questo problema. Perché fare le cose all'ultimo quando abbiamo la possibilità di farle ora? Cercare di creare una rete e quindi partire veramente dalle proprie conoscenze, cercare di parlarne, di farlo non soltanto con i propri coetanei, ma cercare di estenderlo alle altre generazioni. La speranza finale dovrebbe essere quello di immaginarci un gioire con la natura. Bisogna semplicemente ritrovare un equilibrio che possa giovare alla natura e a noi stessi e cercare concretamente di capire che non c'è futuro se non curiamo la nostra casa. In un mondo pieno di odio, la speranza è l'ultima a morire. E in un mondo pieno di rabbia, dobbiamo ancora dare la speranza di continuare a dare conforto. Noi crediamo nella giustizia climatica per tutte e tutti.